家。Bifolco con una star americana. Ora le ho viste tutte. Scusate, riprendiamo fra un minuto. Lola. 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 Lola, se vuoi ce ne andiamo, non c'è problema. Lasciami stare, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, Lola, guarda che non mi piace vederti così. Da capo. E poi da quando dai retta ai programmi di gossip? 3, 4, 5, 6, 7. Non è questione di gossip, Ingrid. L'ho visto con i miei occhi. L'ho visto incollato a quella come due gemelli siamesi. Ma che orrore. Ma allora in questo caso lo chiami e vi chiarite. Senti, io non ho il coraggio. Non lo so, magari sono paranoica. Forse non erano così incollati. E poi lo sai com'è Pedro. Lui è un pezzo di pane. Forse lei aveva bisogno di compagnia. E per non farla rimanere male. Aspetta, ha accettato. Che stai dicendo? Che gli fa pena e se la spassano insieme? Non ci posso credere, non puoi essere così ingenua. Ti deve una spiegazione. Chiamalo e senti che ti dice. È facile, no? Concentrati. Forse hai ragione. Lola, ma non adesso. No. Bene. 5, 6, 7, 8. Informazione gratuita, il numero da lei chiamato non è più attivo. Molto bene, Erika, però attenta al gusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lola, non so se la tua è spontaneità, disinvoltura o una faccia tosta fuori dal comune. Visto? Mi hai lasciato senza parole. Però io ti lascerò senza diploma se la cosa dovesse ripetersi, d'accordo? Mi scusi. Voi continuate. Chi ha risposto al telefono, lei? Il suo numero non risulta più attivo. Mani. Ha cambiato numero e non mi ha detto niente. Ma non voglio piangere. Non voglio sprecare più neanche un secondo per quello lì. Per quanto mi riguarda, può anche mettersi con Halle Berry. Tanto resta comunque il solito Bifolco. E poi, io merito molto di più. Certo, così mi piaci, solo che non mi aspettavo questa reazione. D'ora in poi voglio fare come te. Io voglio divertirmi e basta. Chiodo scaccia chiodo, no? Dicono così, quindi... No, Lola, il trucco del chiodo non funziona. E se te lo dico io, potrei aprire un ferramenta con tutti i chiodi che ho collezionato. Se funziona per i ragazzi, vale anche per me. 4, braccia alla seconda. Talloni. Talloni. No. Ciao. Ciao. Domani sera abbiamo il concerto, pensi di venire? Ma certo, perché non dovrei? Beh, non lo so. Per la crisi isterica dell'altro giorno. Ma quale crisi isterica? Io non ho più una crisi isterica. Beh, da quando mi hanno attaccato un chewing gum ai capelli in collegio. Senti, Lola, voglio che tu sappia che di qualunque cosa tu abbia bisogno, puoi contare su di me. Grazie, Nacho. Ciao. Nacho. Sì. Che cosa fai domani sera dopo il nostro spettacolo? Beh, non lo so, non ho programmi. Allora usciamo, ceniamo insieme, beviamo qualcosa e, beh, non si può mai sapere quello che succede. Un momento, mi stai proponendo di uscire?
Beh, uscire è uscire. Sì. Ma non importa. Se non ti va, mi organizzo altrimenti. Sì, sì, per andare mi va, è chiaro. Però tu non avevi un ragazzo. Quello appartiene alla preistoria da moltissimo tempo. Abbiamo le prove, Lola. Datti una mossa. Datti una mossa. Bene. Allora è deciso. Domani sera non prendere impegni, eh? Nacho, Nacho, hai visto Lola? Sì, aveva le prove. Uffa, che pizza. Dalle questo telegramma. Io ho lezione con la signora Carmen e se arrivo tardi mi raddoppio i compiti. Che cos'è? È un telegramma di Pedro, il suo ragazzo. Spaventarti, love story inventata dalla produzione. Cambiato numero per assalto giornalisti. Esterni in montagna, non c'è campo. Ti chiamerò, ti amo, Pedro. Love story inventata dalla produzione, cambiato numero per assalto giornalisti, esterni in montagna non c'è campo, ti chiamerò, ti amo, Pedro. Cavolo, che bastardo! Scusa, hai finito di... Cosa è successo? Maledizione! Nacho è un bastardo, ma io l'ammazzo! Anche a te l'hanno appiuffato come supplente? Se lo becco, l'ammazzo! Bene, ragazzi, ci fermiamo qui per oggi. Provate i debulè, per favore. Perfino mio nonno li fa con più grazia. Capito? A domani. Lola, aspetta. Stai scherzando col fuoco. Sì, sì, lo so, ma ho già abbastanza... Sei passata a casa? Se sono appena arrivata. Allora? Ma che vuoi? Ti ho lasciato un biglietto. Dobbiamo parlare. No, non sono in vena di sermoni, me l'hai già fatto l'altro aspetta, giorno. Aspetta, aspetta, aspetta. Dove sei stata? Come sei impaziente, adesso ti racconto. Allora, Nacho mi ha portato in un locale super trendy, credo fuori città, perché fino a stamattina non ho capito dove eravamo con quello che ho bevuto. Sai che cosa ho scoperto? Che quando conosci Nacho più in profondità, non è malaccio. Sei andata a letto con lui, sì o no? No. Abbiamo comprato le parole crociate e abbiamo giocato con i cruciverba. Ma certo, era questo il piano. Beh, spero che perlomeno ti sia divertita. E ora fai un bel respiro profondo. Devo farti vedere una cosa e non ti piacerà. E pensa che ciò che è fatto è fatto. Ho trovato questo telegramma nel pianoforte nell'aula di musica. Hai idea di chi abbia potuto nasconderlo e perché? Ti amo, Pedro.
gente suona con i piedi. Non è un problema. Vattene a casa. Riposa, rilassati. E va bene. E tranquillo, della lezione me ne occupo io. D'accordo? Sì, sì, me ne vado. Vieni qui. Oh, calma, sei calma, un lurido bastardo. Quello che hai fatto è disgustoso. Ho voglia di ammazzarti. In un momento si può sapere che succede qui. Mi hai nascosto questo telegramma. Come hai potuto farmi lo questo? So non che riesco a immaginarlo. Lo so che non lo puoi capire, ma io volevo solo un'opportunità con te. Mi fai schifo. Sei solo un porco. Sì? Pedro? Sì, sto bene. E tu? Cosa? Sì, sì, ti sento bene. Ah, davvero? Che bello, no? Che bello. Sì, certo che mi fa piacere. Va bene, sì. Certo, anch'io ti amo tanto. Un bacio. Ciao. Pedro torna la prossima settimana. Finalmente la tolgo. Oh, Pedro! Oh. Oh. Ma non dovevi arrivare domani? Ho voluto farti una sorpresa. Ragazzi, un attimo di attenzione. Allora, è andata molto bene. Non ci sono stati incidenti e questo è già tanto. Nient'altro. Benvenuto, Pedro. Grazie. Mi sei mancata molto. Sei bellissimo, amore. Mi dispiace interrompere la festa, ma avete lezione con me al piano di sotto. Quindi fatevi la doccia e cambiatevi o vi metto una notte. Con calma, stiamo salutando il bifo. Ah, ciao. Ah. Com'è stato il viaggio? È andato bene? Sì. Amore mio. Ah, quindi tu sei il famoso Pedro? Beh, sì, sono io. E tu? Ah, io sono Nacho. Nacho, insegnante di musica e coinquilino di Lola. Piacere. Il piacere è mio. Mi devi perdonare, ma ora la tua ragazza deve venire a lezione con me. Scordatelo. Sono 6 mesi che non vedo Pedro e quindi ora vado a mangiarmelo di baci. Mettimi pure una nota. Vieni. Scusa. Scusa, Lola. Ah, Lola, come si vede che c'è Pedro? Lascia fare a me che sono un'esperta. Lo sai che domani Pedro va alla trasmissione Veramente Famosi? Va Veramente Famosi? Non vedo l'ora di dirlo alla vicina. Sei orgogliosa, vero? Sì, sono molto orgogliosa di lui. Certo, non abbiamo avuto un minuto per stare da soli, ma non importa. Devi abituarti all'idea che Pedro diventerà famoso. Sarà il nuovo Javier Bardem. Devi cominciare a pensarci a queste cose. Bene, sei molto, molto carina. Ora vado da fare. Sei la fidanzata del nuovo Javier Bardem. Che ti sta passando per la testa? Beh, niente, è solo che non ho avuto ancora un attimo per stare sola con Pedro e è arrivato così all'improvviso, non so neanche quanto resterà, quando se ne andrà.
E ora mi sono resa conto che è venuto per la trasmissione. Sì, ma anche per vedere te. Figurati, sai quanto gliene importa di me. Lola, lasciagli vivere questo momento. Ascolta, Nacho questa sera esce. Io e te prepariamo una bella cenetta per Pedro. E quando arriva vi lascio soli, che ne dici? Anche Nacho è un problema. La notte non ci dormo, penso sempre che Pedro... Che Pedro potrebbe capirlo, anche solo sospettare qualcosa. Ti giuro, potrei morire, dico sul serio, non ci voglio neanche pensare. Perché dovrebbe sospettare, Lola? Ormai è acqua passata, basta, dimentica. O non riesci a dimenticare? Senti, io ci sto troppo male. Vedi, non ho mai mentito a Pedro, capisci? Credimi, a volte penso che sarebbe molto meglio raccontargli la verità. Sì, dovrei dirgli che pensavo che stesse con un'altra, insomma, che è stato un momento di debolezza, che ero disorientata, mi sono trovata in una certa situazione e non ho potuto farne a meno. Quando sei disorientata, ti dimentichi il cellulare in un bar. Non vai a letto con un altro. Infatti, hai ragione. Più che un disorientamento, questo mi sembra un bel casino. Già, un gran casino. Comunque, adesso dimentica tutto e volta pagina. Su, non è successo niente. Sì. Salve, per favore, mi può passare il presentatore di Veramente Famosi? Sì, aspetto. Salve, sono Roberto Arenales. Sì, il modello, esatto. Senta, ho una notizia che può interessarle. Sono tortiglia molto amico spagnola, questa non c'è a Hollywood. Questo neanche. Ciao. Nacho, ma non dovevi uscire? Sì, sì, adesso esco, ho dimenticato ho di prendere fame. La chitarra. Ecco, è lì, su, fa presto. Ma come? Te ne vai? Non ti fermi a cena. Lola ha fatto una stupenda tortiglia spagnola. No, meglio che vada. Grazie, comunque. Ma dai, non lasciarmi solo con tutte e due. Su, resta. Beh, però l'odore è invitante. Quasi resta. Pedro, amore, mi dispiace, ma la tortiglia non basta per tutti. No, non preoccuparti. Ne assaggio solo un pezzettino, eh? Allora, le fai impazzire le coinquiline? Ma figurati, non ce ne accorgiamo neanche che vive qui. No, Ingrid? Perché ha la schiuma da barba in bagno, altrimenti... Vero, Ingrid? È quella che hai usato stamattina per depilarti? Ah, ho dimenticato il pane. Vado un attimo in cucina, scusate, ragazzi. Li lasci da soli. Lola, rilassati, va bene? Altrimenti se ne accorge, no? Sta calma. Oddio, sono nervosa, mi viene da vomitare. Perché ridono? Oh, chissà di che stanno parlando. Perché ridete? Gli hai io. Raccontato una barzelletta? No, gli stavo raccontando di tuo padre. Che cosa di mio padre? Di quando è entrato nella stanza io mi sono fatto trovare per scherzo nel tuo letto e lui ha pensato che io e te avessimo una relazione. E il poverino, siccome è un bravissimo suocero, mi chiama e me lo racconta. Ah, sì, Roman è proprio così. Sono cose che fanno i padri, no? Tutto qui. E tu, Pedro, di un po', come l'hai presa? Non ci ho creduto. È impossibile, con quella faccia non sei il suo tipo. Ah, sì? Sì. No, davvero. Quando stai bene con una persona... ti fidi ciecamente di lei. Vero, Lola? Sì. Pedro. Che c'è? Che cos'è? No, vedi, sto molto bene con te. Ti senti male? Devo vomitare. Lola? Ancora un po' di vino?